Convenzione tra la provincia di Brescia e il Consorzio delle Eccellenze Bresciane per tutelare il marchio Made in provincia di Brescia e per salvaguardare il lavoro già svolto senza perderne i risultati ottenuti. Ci illustrano meglio la situazione Daniele Molgora, presidente della provincia di Brescia, e Mauro Tognoli, presidente del Consorzio. Sì, diciamo che noi con questa convenzione come Consorzio Eccellenza Provincia di Brescia abbiamo in gestione per 5 anni il marchio Made in Provincia di Brescia della provincia di Brescia. Il consorzio porterà avanti e si assumerà quelli che sono gli impegni che la provincia aveva assunto nel confronto dei marchiati e cercherà di portare avanti come sempre le realtà della nostra provincia a livello territoriale, un marchio di identificazione territoriale all'interno del quale ci sono vari settori merceologici e sicuramente quello che oggi maggiormente spicca è il comparto legato ai prodotti dell'agricoltura. Stiamo organizzando delle manifestazioni, degli eventi, stiamo cercando di entrare in sinergia con altre realtà, tutto a beneficio di quelle che sono le realtà delle nostre aziende, a sostegno delle nostre aziende, affinché il prodotto Made in Brescia sia un prodotto conosciuto soprattutto dai cittadini bresciani, ma sicuramente, perché no, anche al di fuori di quella che è la provincia di Brescia. A questo stiamo lavorando, il consorzio oggi Eccellenza Provincia di Brescia è un consorzio costituito prettamente da diciamo così produttori del nostro territorio. Oggi noi gestiamo più di 150 realtà associative, sicuramente un impegno che non indifferente, non essendoci più direttamente poi la provincia che diciamo così supporta anche a livello economico in toto quelle che saranno le manifestazioni, nostro compito è quello di reperire delle risorse aggiuntive per continuare comunque quello, diciamo, l'opera che il marchio aveva definito qualche anno fa. Sì, è stata fatta questa convenzione fra la provincia di Brescia e il Consorzio delle Eccellenze Bresciane, che vede nei suoi aderenti gli aderenti al marchio e che quindi acquisiscono l'utilizzo di questo marchio per i prossimi 5 anni. Questo proprio perché le leggi che sono intervenute cambiano alcune funzioni della provincia, fra cui le funzioni di tipo economico, che spariranno dalle funzioni svolte dalla provincia. Ecco che si sarebbero persi 2 anni di lavoro, 2 anni di avviamento di manifestazioni, e questo sarebbe stato una perdita per le nostre imprese ma anche per il nostro territorio. Ecco che si è trovata questa via per poter proseguire. Credo che le prossime manifestazioni determineranno ancora un maggior successo da parte di questo marchio, che è non solo utilizzato dalle nostre imprese ma anche particolarmente apprezzato dalla gente bresciana. La prossima manifestazione dell'8-9 di novembre a Palazzo Broletto quindi approderà per la prima volta in città dopo essere stato nelle 5 edizioni precedenti in po' per tutta la provincia. Questa è una delle ricchezze che questo marchio sa dare al nostro territorio.